quindi l'esperienza che ho avuto, sono stato cappellano di fabbrica fin dal 1953, che ero cappellano della Maserati e poi anche della Acerie Ferriere e poi anche delle fonderie di Modena. E l'ambiente veramente, specialmente le fonderie, era molto duro, perché anche gli impianti, che poi sono durati fino a che ha chiuso la fabbrica, sì, è stato per estinzione, anche passò agli operai, non so chi l'ha presa in mano, però ho visto gli operai che veramente anche ultimamente erano pieni, diciamo, di nero, in senso che respiravano un'aria, vedevo dai miei davanzali della canonica e anche sulle piante, chi veniva a, diciamo, a togliere in autunno a potare le piante, sembravano fossero venuti fuori da una miniera. Questa figura di Orsi era una famiglia che era proprietaria non solo delle Acerie Ferriere, ma anche della Maserati, delle Fonderie Riunite, e così era un personaggio, un numero uno. Anche, ad esempio, se noi consideriamo che nel 1924 aprì le Acerie di Modena, ciò vuol dire che la sua ambizione, diciamo così, era buona, nel senso che aveva capito cosa voleva dire una fabbrica siderurgica, voleva dire raccogliere tutto il ferro vecchio immaginabile e la prospettiva, diciamo così, che addirittura delle navi colme di rottame arrivavano a Genova. Un po' perché la gente scioperava e arrivava la Celere allora che manganellava abbastanza bene, perché uno si rifugiava dove poteva, perché noi ci rifugiamo una volta in una chiesa per scappare alle botte della Celere. Allora, sai, erano momenti un po' tristi quelli lì. Andare in piazza sì, ti voleva anche del coraggio perché non sapeva mica se uno ci andava e si tornava indietro perché allora la Celere. Era una polizia feroce Sì, quella lì. la Celere ragazzi Era scelta. eravamo negli Era anni scelta. Selva Era che purtroppo. scelta. Infatti a Modena c'erano 12 fabbriche serrate, mica una. Sì, abbiamo letto 12 fabbriche erano serrate. Poi vi erano stati un anno prima del 9 gennaio segnali feriti, a Modena, un'altra drammatica giornata dove si sparò contro i lavoratori, i cittadini. A conclusione di una manifestazione sindacale che si svolse in Piazza Roma. La gente defluiva, era una domenica mattina, e in via Emilia si amalgamavano con quelli che uscivano dal Duomo o dalla messa. E la polizia intervenne e sparò. Nessuno venne ferito, ma sparò sulla testa della gente. Era stata, diciamo così, la prova generale della vicenda successo poi un anno dopo davanti alle fonderie. Quando arrivarono le 290 lettere, 292 lettere di licenziamento, ci fu la reazione dei lavoratori e il presidio di fronte alle fonderie. E allora, per reazione dei titolari, era poi l'Orsi.
hanno incominciato prima con il lancio di candelotti lacrimogeni, il che aveva riempito l'aria di un gas irrespirabile, avevano reso l'aria irrespirabile. Erano ubriachi, proprio tutti ubriachi questi militi. E cominciarono a correre dietro ai lavoratori cittadini. Il sangue era rosso, la strada era rossa di sangue, perché parliamo dei morti, ma più 200 free. Cioè, comunque, anche da dire una cosa, che la gente del posto ci ha aiutato nel... Sì, perché non hanno avuto delle difficoltà a aprire le porte, perché correvano dei rischi anche loro. La Croce Rossa, che non riusciva a passare perché i posti di blocco, la polizia da una parte e dall'altra. Io mi ricordo il 9 gennaio ero in seminario e con tanta trepidazione, perché sapete, sempre gli scontri sono sempre brutti, ecco. C'era Pincelli, il fotografo Pincelli dalla finestra, che fotografava